con 42 millesimi di vantaggio ad una media oraria di 218 km orari. Ora gran finale con Rubinho Barrichello, che affronta ora l'ultima curva prima di lanciarsi sul rettilineo, dove sono già tutti in piedi i suoi sostenitori brasiliani. Rubinho do Brasil, nato qui a San Paolo, tenta la pole position anche per risollevare i colori della Ferrari. Michael Schumacher al momento settimo, arretrerà di 10 posizioni sulla griglia di partenza. Buona la discesa della curva Senna e la curva do Sol, preciso nella traiettoria. Ed è in vantaggio di quasi 2 decimi, sale altissimo il numero di gioia dei sostenitori qui a Liverpool. Adesso la parte centrale deve cercare di guidare come ha fatto questa mattina da regolare la ripartizione della frenata, perché evidentemente non vuole bloccare le ruote anteriori in entrata dei due tornantini. Molte volte questa mattina la ruota interna destra bloccata per i piloti Ferrari e altri piloti, ovviamente, perché sono frenate molto lunghe, il grip non è ottimale. Vediamo. Si lancia poi per la curva in discesa che lo porta al secondo intermedio. Barrichello al secondo intermedio è in vantaggio di quasi 3 decimi su Montoya. Esplode la torsida, l'ultima curva, la sopraelevata che lo riporta sul rettilineo, dove sono tutti in piedi per incitare Rubinho Barrichello, che cerca di ottenere la pole position sul traguardo. Barrichello, vediamo, ce la fa ed è pole, il suo gesto di grande gioia. Un primo 10 secondi, 646 millesimi a 219 km di media oraria. Gioia del pubblico e dei tecnici della Ferrari.